Bravo. Nastro d'argento. Vai via tu, Riccardo. Stasera il premio è per l'attore, quindi abbiamo un grande interprete. Sì, devono stare molto attenti questi ragazzetti, Favino, Mastandrea, tutti questi, perché se mi rompo le scatole arrivo io, faccio man bassa di tutti i premi. Beh, un film è poi d'autore, come si dice, quindi un grande guitto, come ti definisci tu, sì, ci sta bene lì, è bello il contrasto, no? Beh, devo dire che Mimmo Paladino, che è un grandissimo artista, che io ammiro da anni, insomma, è uno tra i più grandi pittori del mondo, insomma, è esposto al MoMA di New York, non stiamo parlando di uno vero. E il fatto che abbia voluto me per fare Pontormo, questo pittore pazzo del 300, mi ha lusingato molto, perché ha visto in me due cose forse simili a Pontormo: il fatto che ero toscano, ma soprattutto il fatto che sono pazzo. Questo... Oggi poi ti dovremo dare del lei dopo questa performance. No, mi dovete dare del Pontormo. In questo momento a cosa stai lavorando? In questo momento sto lavorando a un film che girerò a settembre. Come al solito vado avanti nella mia vita, faccio film, sono abituato a fare quello, non riuscirei a fare altro, ho fatto dei traslochi nella mia vita, ma non sono bravo. Senti, possiamo chiederti un ricordo di Francesco Nuti, di questo grande artista che forse ha avuto anche la sfortuna di andarsene in un giorno in cui si è parlato di altri e si è parlato forse troppo poco di lui? Ma guarda, tra la dipartita di Berlusconi e l'avvento di Tom Cruise, diciamo, Francesco si è ritrovato stritolato dentro ad avvenimenti clamorosi, per cui ne hanno parlato poco. Mi dispiace molto questo, perché chiaramente con Francesco se ne va una parte di me, quindi una parte della mia vita, tutti gli anni 80, inizi anni 90, tutti i film che abbiamo scritto insieme. E lui per me era veramente un fratello. Era vero quando dicevano che uno che sta in quella situazione lì forse se muore smette di soffrire, però non avevo fatto i calcoli che come moriva lui e smetteva di soffrire lui iniziavo io, perché mi manca veramente tanto. Qual è il ricordo più bello che hai insieme a lui? Ah, mi ricordo il suo imbarazzo quando si vestì da tennis. Un giorno andammo a giocare a tennis e non aveva calzini da tennis, si mise calzini lunghi, quelli da sera, e giocò tutto il tempo calzini da sera, era imbarazzatissimo, però lui era forte anche quando si imbarazzava, era veramente forte. Grazie mille.